Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi vi voglio far vedere un po' come si fa l'esercizio numero 16 dell'esame di livello 2 online. Siccome me l'avete chiesto in diversi come si fa, perché dalla descrizione in effetti non è che si capisce molto bene, allora ho deciso di farvelo vedere. Però prima volevo spendere due parole sul discorso del preparare il cavallo a quando poi dopo montiamo. C'è un esercizio in particolar modo che vedete fare molto spesso nella fase di gioco d'amici, chiamiamolo così, in cui praticamente facciamo questo gesto qua con la corda. Questo gesto qua con la corda, che potrebbe sembrare banalmente qualcosa che serve per insegnare al cavallo che non deve aver paura della corda e soprattutto che non deve aver paura del passaggio di qualcosa da essere visto con l'occhio dalla nostra parte, con l'occhio dalla parte di là. Non so se sono riuscito a spiegarmi bene. Praticamente il problema è che siccome il cavallo ci vede in maniera monoculare, cioè adesso lui mi vede con l'occhio destro, e se io vado di là mi vede con l'occhio sinistro. Solamente di fronte riescano a collimarsi insieme queste due visioni, no? E avere una visione binoculare, si dice. Mentre quando sono o da una parte o dall'altra, lei ha una visione monooculare, per cui vede tutto quello che sta succedendo da questa parte, ma non c'è nulla di mio dalla parte di là. Ecco che al momento che io passo la linea di metà del cavallo, cioè quindi questo, ok? Quando lei vede questo potrebbe impaurirsi, ci sono dei cavalli che schizzano anche addosso. Quando noi facciamo questo movimento qua, ok? Per un attimo non vede niente e poi dopo un tratto vede arrivare roba dalla parte opposta. E questo è un esercizio importante che fa parte dell'esercizio del friendly game, cioè del gioco d'amici, però serve veramente per insegnare al cavallo a non avere paura quando vede sguizzare roba dalla parte opposta. E pensate un pochino in un'ottica di montato, cos'è questa roba qua che arriva dalla parte di là? Cos'è che noi facciamo quando saliamo in sella? Saliamo da questa parte o dall'altra parte. Ora non mi sto a dilungare sul fatto di montare a destra e a sinistra, perché ci ho già fatto diversi video, se no faccio venire la barba lunga a tutti. Okay. Quando stiamo per salire e ci mettiamo su una gamba, poi dopo con l'altra gamba facciamo questo, andiamo dalla parte di là e per un attimo il cavallo si vede arrivare tutta insieme sta roba che prima non c'era. Questa è una delle cose che dobbiamo ricordarci e che dobbiamo preparare il nostro cavallo prima di salire, soprattutto se è un cavallo giovane. Se è un cavallo che l'ha già visto fare 12.800 volte perché ha 300 ore di sella, 500 ore di sella, 1000 ore di sella, non serve a nulla, capite, no? Cosa voglio dire? Ma su un cavallo giovane, magari le prime volte che si monta dopo che è stato addestrato il cavallo, fare questo nella fase preparatoria prima ancora di mettere la sella è sicuramente una buona cosa, anche perché poi quando noi andiamo a mettere la sella, cos'è che facciamo? Guardate bene, mi avvicino e faccio questo, metto la sella dalla parte di là. Una cosa importante: prendo la sella così, ok? E faccio questo. Una cosa importante, stavo dicendo, non fate questo con la sella, non arrivate dal cavallo con la sella così e gliela andate a mettere sopra. Questo è, Parelli lo chiama la modalità grizzly, ok? Sembra un orso grizzly che va a sbatacchiare sul cavallo la sella. Ecco, quella cosa lì non dovete fare, non dovete prendere la sella così con due mani e badabam, buttarla sul cavallo. Deve sembrare un abbraccio, questo a prescindere se usate una sella western o una sella all'inglese, la stessa cosa. Deve essere un abbraccio, deve essere questo. E metto la sella dalla parte di là. Veniamo a noi. OL16, andate sulla lista degli esami di livello 2 online, trovate a un certo punto OL16. Il cavaliere, durante tutto il lavoro di mettere la sella sul cavallo, deve spostare il cavallo da un lato all'altro senza muovere i piedi. Quindi mettiamo caso che io sono a destra e ho messo la sella sopra. Okay. Poi cosa devo fare? Qui tiro giù tutto, sotto pancia, tutto quello che devo tirare giù, e poi dopo devo
spostare il cavallo perché deve andare a allacciare la sella dalla parte opposta. Quello che dovete fare nell'esame di livello 2 online, dovete con un braccio, con il braccio opposto vi conviene farlo perché avete più spazio di manovra, quindi in questo caso io sono a destra, lo farò con il braccio sinistro. Guardate cosa faccio: metto il braccio dalla parte di là della mascella del cavallo, ok? Chiedo al cavallo di girare la testa, inserirla tra me e lui e andare a chiedere di spostarsi dalla parte opposta. E mi ritrovo dalla parte di qua senza aver mosso i miei piedi. Questa è una cosa che vi potete esercitare a fare ancora prima di andare a mettere la sella. Com'è che potete fare per aiutarvi? Guardate, ve lo faccio vedere di nuovo e vi faccio vedere com'è che potete usare per la corda per aiutarvi. Guardate, metto il braccio dalla parte di qua, faccio questo, con un po' di pressione ritmica aiuto il cavallo a andare dalla parte opposta. Là, e ce l'ho qui. Se il cavallo è troppo vicino a voi, ok, potete tranquillamente, lo faccio rivedere, fare questo. Metto il braccio di qua, tengo alto questo e lo vibro un po'. Muovo questo e me lo trovo dalla parte di qua, vedete? Cioè, quindi uso la corda in maniera ritmica a seconda se devo spostare la spalla del cavallo o il naso del cavallo. Sì, sei stata brava, sei stata bravissima, no? Brava, eh? Tieni, che tanto te sei diventata come ero, se vai a gettoni. Ok, è un pochino più chiaro adesso cosa significa l'esercizio specificato nel punto 16 dell'esame di online di livello 2. Sembra una banalità, però ricordatevi che, a parte il fatto che tra dire e fare c'è sempre di mezzo il mare, quindi insegnate al vostro cavallo a fare le cose per bene. Secondariamente vi voglio far riflettere su una cosa. Come ormai penso di averlo detto in, non lo so, ci sono 600 e passa video sul canale, penso di averlo detto in almeno un 10% di quei video lì. Non sono altro che un insieme di buone abitudini, chiamiamole così, del cavallo e nostre. Quindi quando noi ripetiamo tutti i giorni le stesse cose alla stessa maniera, piano piano quella diventa un'abitudine. Quando il mio cavallo è abituato bene, bene cosa vuol dire? Vuol dire che io, a furia di ripetere, gli ho insegnato le cose che mi servono, che gli servono sapere per lavorare meglio con me. Cos'è che ho fatto? Ho creato le basi per un'ottima partnership. Infatti, se vogliamo dare una definizione a horsemanship, non è altro che un insieme di buone abitudini del cavallo e del cavaliere per avere una partnership migliore, più sicura e più divertente. Questo è, niente di più. Sembra quasi banale dire niente di più, perché in realtà le abitudini poi che dobbiamo prendere per noi e per il nostro cavallo sono tantissime, quindi dobbiamo lavorarci veramente in maniera costante, tutti i giorni. Tutte le volte che io lavoro col mio cavallo o gioco col mio cavallo, chiamatelo come vi garba di più, fatto sta che sto mettendo delle buone abitudini, spero, delle buone abitudini al mio cavallo e sto creando delle buone abitudini anche per me. Spero di avervi dato un po' un aiuto per quella parte là. Ricordatevi che se avete bisogno di maggiori informazioni più specifiche, più tecniche del programma che io insegno, che è il programma Parelli, vi consiglio di andare sul mio sito e trovate dentro supporto di Start Coaching, trovate tutte le informazioni che vi servono per poter partecipare alla Academy oppure per poter richiedere un supporto a distanza. Vi ricordo inoltre che l'Academy, andate poi sul sito e guardate tutto per bene cos'è l'Academy. L'Academy apre le nuove iscrizioni nel mese di febbraio, adesso sono aperte le pre-iscrizioni. Cosa sono le pre-iscrizioni? Praticamente voi vi iscrivete all'Academy senza versare un centesimo, solo dicendo sono interessato a entrare a far parte del nuovo gruppo dell'Academy che sarà aperto a febbraio. A febbraio sarete ricontattati. Se vi interessa ancora partecipare all'Academy, confermate l'iscrizione, questa volta sì, pagando il dovuto. Se invece non vi interessa più partecipare all'Academy perché magari vi sono arrivati nuovi impegni e non potete, non è un problema, non dovete pagare niente. Praticamente uscite dalla vostra lista d'attesa e quello successivo prende il vostro posto. Ci sono già metà delle persone massime che io prendo nell'Academy, che sono 10, sono già in lista d'attesa pronte sui blocchi di partenza. Se a qualcuno di voi gli interessa, non deve fare altro che andare sull'Academy e riempire il modulo
e cliccare in fondo. In fondo c'è scritto vai alla pagina di pagamento. In realtà quando cliccate lì non andate alla pagina di pagamento, vi arriva un messaggio che vi dice che l'Academy è completa, però potete iscrivervi alla, che, diciamo, ai vostri dati, quelli che avete lasciato, saranno presi in considerazione per essere inseriti nella lista d'attesa. Questo è, quindi se vi interessa, a febbraio aprono le iscrizioni ufficiali, ma già adesso sono aperte le preiscrizioni, sono rimasti solamente 5 posti, quindi magari se vi interessa vi conviene, ve lo dico per vostra comodità, vi conviene sbrigarvi, eh? Lei vuole che gli gratti le orecchie perché ci sono un po' di moscini e lei impazzisce perché vuole che... Niente, da me e da America è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace.